Maria Carmela Scutti, Bosco Magico, è iniziata finalmente la primavera. Ma a che punto è il bosco? Il bosco è nel pieno del suo risveglio autunnale. È la sua vera primavera quest'anno, perché l'anno scorso, il 27 di marzo, abbiamo fatto, se vi ricordate, l'evento del taglio tecnico, perché il bosco ha iniziato la sua crescita, la sua vita è iniziato proprio lo scorso anno. Questi sono i risultati delle piante che vedete dopo un anno dal taglio. Sono diventati di 6-7 metri, sono già pronti con la loro chioma per fare la fioritura primaverile. Purtroppo il tempo è un po' freddo in questo periodo, ancora non ci ha regalato i fiori, ma proprio a giorni aspettiamo questa fioritura con questi fiori, con queste campanule viola, rosa, bianche e lilla. E quindi riempiranno questo bosco. Appena dopo la fioritura ci saranno le prime foglie. Piano piano, quest'anno io vi prometto che faremo una bella passeggiata nell'ombra del nostro bosco. Questo nuovo anno, come l'abbiamo iniziato a improntare? Ecco, il primo evento di oggi era proprio il salutare la primavera. Abbiamo fatto l'evento dove tutti i bambini o anche gli adulti potevano venire nel bosco, recitare una poesia o una canzone al proprio albero. E la Fata Lobema, perché questo bosco ha una mascotte, la Fata Lobema, ci ha regalato una storia che racconteremo ai nostri bambini quando ci verranno a trovare, perché questo sarà il loro bosco magico. Tutti i bambini potranno venire qua e realizzare tutti i propri sogni, perché c'è un programma proprio per i bambini. Magico albero. In ogni albero c'è una grande magia, c'è tanta gioia, c'è l'allegria, c'è tutto il respiro della vita, c'è una saggezza infinita. Questo primo evento appunto con la rinascita e con la primavera. La primavera sappiamo tutti che è un ciclo che finisce l'inverno e quindi il dormiente e ci si risveglia, quindi la primavera. Era una mattina soleggiata. La foresta, pian pianino, riprendeva vita. Il sole sorgeva imponente su tutto. Gli animali si svegliavano dal loro letargo. I prati verdi cominciavano a muoversi grazie alla fresca brezza mattutina. Improvvisamente si udì un dolce suono. Tutti gli animali scattarono e si diressero nella foresta, dove si trovava un albero con una piccola fessura. Lei si era svegliata. Da lì proveniva un dolce profumo di fiori appena sbocciati e una melodia allegra aleggiava nell'aria. Poco dopo presero a crescere fiori di ogni genere e colore. Era uno spettacolo davvero bellissimo. Poi, da quella fessura nell'albero, si intravide una luce. Riscaldava l'animo dei nostri giovani amici, i quali si sentivano nuovi, pieni di energia. Infine si fece vedere. Aveva un vestito ampio e lungo fino ai piedi, fatto intrecciando tutti i fiori del bosco. I capelli lunghi erano raccolti sul capo, intrecciati con una corona fatta di fiori. Le orecchie si intravedevano appena tra quei fili d'oro. Gli occhi dello stesso colore dei fiori del vestito ed un bellissimo sorriso. Intorno a lei volteggiavano milioni di farfalle dai variopinti colori e graziosissimi api e coccinelle. Mentre usciva da quella caverna, rimasta a riposo troppo a lungo, danzava. Perché lei era così, un animo puro che ballava felice. Lei rabbrividì leggermente al contatto dei suoi piedi con l'umido del terreno della foresta. Gli animali la guardavano tranquilli. Sapevano perfettamente che quella melodia era prodotta dal suo cuore di fata. Loro non la temevano. Lei era la vita, il risveglio dopo il lungo e interminabile sonno della natura. Colei che faceva sbocciare i fiori, risvegliare dal letargo gli animali. Tutto inizia di nuovo a scorrere non appena il suo cuore di fata riprende a battere. Dopo un po' si gira verso l'orizzonte
e guarda oltre la foresta, lontano da quel luogo, finché lo si sentì arrivare, al galoppo, più veloce della luce. Allora il sorriso della nostra fata si allarga sempre di più. Un cavallo, un unicorno bianco, dagli occhi blu ed il corno argentato fa la sua comparsa proprio davanti a lei. Essa si avvicina cauta. Quella creatura è ancora più fragile di lei. Apre la mano e da lì appare magicamente un semino che ben presto diventa un pomo d'argento. Lei si inchina con eleganza, degna di una vera principessa, davanti all'unicorno con il pomo d'argento e, rivolto verso il muso del suo cavallo, lo bacia. Poi si alza in volo leggiadra come una piuma ed atterra sul cavallo ad Amazzone. L'animale non sembra a disagio. Poi, con un piccolo colpetto da parte della fata, l'unicorno si volta e parte al galoppo da dove era arrivato. Mentre sfreccia via, la melodia della giovane scompariva pian piano, lasciando al suo posto un dolce aroma. E come era apparsa, si era volatilizzata. Gli animali che erano rimasti ad osservare la scena sapevano cosa sarebbe successo di lì a poco. La fata avrebbe passato a cavallo svariati territori, risvegliando la natura con il dolce profumo della vita. Perché lei, la fata Lobema, è la primavera. E questo è quello che mi ha detto Fata Lobema. I cicli storici hanno anche varie mitologie del passato, partendo dai Celti, ai Greci, ai Romani, avevano tutta la loro mitologia, quindi ci sono delle favole che si racconteranno ai bambini, ma la realtà è che la primavera inizia, quindi venite al bosco e veniamo a gustare, ad assaporare, a sentire il profumo di questi alberi. E che vi devo dire? Viva il Bosco Magico, venite! Ciao, vi aspetto! Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi lungo le sponde del mio torrente. Voglio che scendano in luci argentati, non più cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, tenebre triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve.